Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Yuri. Intanto iniziamo il video con un pensiero a Genova, con il ponte che è crollato. Ho letto le notizie fin qua dall'Australia. Non so come o se ci siano delle vittime, spero che non ci siano. So che c'erano 9 o 10 macchine sotto il ponte, speriamo che tutti stiano bene. Un pensiero è uno scandalo che ho visto delle immagini del ponte prima che cadesse, le sue condizioni, ed è uno scandalo che nessuno ci abbia lavorato prima, onestamente. Vabbè, chiudiamo questo capitolo, chiudiamolo almeno, ripeto, un augurio a quelli che sono chiesto le macerie, che siano salvi, e un pensiero se qualcuno di voi ha amici o ha conoscenti che erano sotto, e spero di no. Vabbè, chiudiamo questa cosa e torniamo al calcio. Oggi cosa potremmo parlare? Volevo anche non fare il video perché onestamente volevo aspettare domani per sapere la vicenda Modric come si conclude. Io da sempre che dico che troppe cose si devono incastrare in modo perfetto per il suo arrivo all'Inter ed era altamente improbabile. Poi ovviamente ai Modric che continua a dire che vuole venire da noi, ed è chiaro che voglia venire da noi e mi fa onore, come dicevano nella live e come diceva anche Spalletti, fa onore che un giocatore superbo come lui voglia venire a tutti i costi all'Inter, ci fa onore, ci fa piacere, però ripeto, era una cosa altamente improbabile. Poi ovviamente ti fai un po' la bocca buona, perché lui continua a lasciare la porta aperta, perciò ti fai un po' la bocca buona, ci speri. Ripeto, da interista ovviamente ci spero, ma so anche che non succederà mai, ma lo sapevo settimana scorsa, 10 giorni fa, non è che lo so oggi, a 2 giorni dalla fine del mercato. Però oggi potrebbe essere, dopo la partita, alcuni dicono l'ultimo tentativo di Modric di andare via. Per me l'unico modo è che finalmente Modric esca da questo, da questa professionalità, perché alla fine è anche questo, non vuole rompere con la tifoseria, non vuole litigare con il presidente, con un ambiente in cui comunque è grato di aver fatto parte, perciò non vuole fare casini, è anche in modo professionale, e non vuole esporsi in modo appunto troppo rude, forse, non lo so. Comunque dice che vuole andare via, lo fa piacere, lo dice a porte chiuse a chi di dovere, al presidente e ai suoi secondi, però non lo dice in modo pubblico per fare, ripeto, incassare la piazza eccetera, lo dice in privato. E farò oggi, forse, visto che c'è la finale di super, la finale che c'è la Supercoppa con l'Atletico, forse il mio ultimo idea, il mio ultimo pensiero è che faccia come Ronaldo, cioè che vinca il Real, lui non parte titolare, occhio, anche perché comunque ha pochi allenamenti tra le gambe, vinca la finale e dica ai microfoni: questa è l'ultima partita che vinco con il Real, o l'ultima finale coppa che vinco con il Real, quello che più o meno ha fatto Ronaldo, ha detto Ronaldo quando ha vinto la Champions. Perciò questo è il mio pensiero, e qui sarebbe un modo pubblico e generale e anche proprio mediatico per dire: non voglio più giocare nel Madrid, e a quel punto Perez non può fare orecchie da mercante. Però poi ripeto, deve anche accettare 50 milioni dall'Inter, ne ha presi 100 da Ronaldo, penso che almeno ne voglia 100 da Modric, io personalmente, o almeno un'ottantina, 50 sembrano un po' pochi, anche se è un giocatore vecchio, per il tipo di giocatore, ricordiamo, il centrocampista più forte del mondo in questo momento. Perciò stasera forse, dopo il post partita, Modric potrebbe dire non voglio più restare, o viceversa potrebbe dire voglio restare qua, alla fine sono contento a Madrid, mi piace restare con questi tifosi, con questi compagni di squadra, voglio restare. O una cosa o l'altra, per me si risolverà questa sera, penso domani sapremo tutti la risposta. Detto questo, il video non era più su di lui, anche se mi sono prolungato per quasi 5 minuti, era su il caso João Mário che ho letto ieri. Allora, io non sono un tifoso che spingo o comunque voglio creare casini. L'anno scorso, vi ricorderete, anche 2 anni fa, mi incazzai con gli ultra dell'Inter perché crearono il casino interno con Icardi, non ce n'era bisogno. Forse 2 anni fa con il libro sì,
l'anno scorso dal nulla hanno tirato fuori dei volantini nello stadio contro Icardi dal nulla, creando scompiglio, e casualmente dopo quel volantino Icardi ha fatto meno gol e abbiamo avuto i tre mesi oscuri, casualmente. Poi ripeto, magari è un caso, però tutto l'ambiente era felice e improvvisamente ci siamo tutti spezzati, casualmente. Però io non sono uno di questi tifosi che voglio, faccio comunicati, faccio casini con i giocatori. Dissi l'anno scorso che avrei voluto vedere Brozovic da un'altra parte, perché dopo un paio d'anni che giocava intermittenza, svogliato, non mi piaceva. Poi dopo Spalletti ha fatto il miracolo, adesso è un giocatore fenomenale, perciò ovvio lo voglio. Però anche lì non è che feci gran scalpore, gran casino. Con João Mário però mi sento diverso. Perché? Perché João Mário onestamente per me ha pisciato troppo fuori dal vaso. In tutti i versi, perché si sapeva che lui non si trovava bene a Milano, noi non ci troviamo bene con lui perché è oggettivamente scarso, o comunque non per una squadra come l'Inter, comunque che punta a certi risultati, e noi lo volevamo vendere, lui voleva andare via, tutti contenti. Cosa ha fatto però lui tre mesi fa, due mesi e mezzo fa? Ha dichiarato ai microfoni: io non voglio più giocare a Milano, io l'Inter mi trovo male, non voglio stare lì, vaffanculo tutti. No, vaffanculo tutti l'ho messo io, però il senso era questo. Onestamente, Joao, noi ti abbiamo dato molte possibilità, a meno potresti avere un pochettino più di rispetto per noi. Ti abbiamo dato molte possibilità, le hai tutte fallite, fino al punto in cui noi abbiamo perso la pazienza e abbiamo iniziato a prestarti in giro, perché non è, alla fine non dai i risultati. Però poi, se ti vuoi far vendere, se vuoi comunque rendere, comunque dare comunque grazie a gente che ti ha dato queste possibilità, non fai ste dichiarazioni, perché prima di tutto ci fai passare da merda noi, e ricordiamo, noi vogliamo andare via Candreva e lui non vuole andare via, Guarin vorrebbe tornare, altri giocatori non vogliono andare via, Rafinha gioca con noi sei mesi e farebbe carte false per giocare. Forse l'Inter, all'Inter non ci sta così male, di chi è la colpa perciò, nostra o è tua? Prenditi le tue responsabilità. In più dicendo che da noi non vuoi più giocare, farai di tutto per non giocare, cosa fai? Ti abbassi automaticamente il prezzo del cartellino. Perché? Perché le altre squadre che non sono coglione sanno che da noi non giocherai più, te non vuoi giocare, perciò il prezzo lo fanno loro, il coltello dalla parte del manico ce l'hanno loro, perché non è un giocatore che ti devi convincere a venderti, è un giocatore che si è autovenduto, che sai che noi non lo vogliamo e che da noi non giocherà, perciò il prezzo lo fai te. Perciò noi, per noi è un danno, oltre che morale, oltre che pubblico, è un danno economico. E a questo punto onestamente João Mário vai anche a fare in culo. E mi hanno fatto piacere leggere la notizia che João Mário o va via, queste parole della società, o vai via o sei fuori rosa. Praticamente ringraziaci che ti alleni con noi, ma stai pur tranquillo che non vai neanche in tribuna. O meglio, se vai in tribuna ti paghi il biglietto, perché da noi non giochi più, non sei considerato un giocatore dell'Inter, non ti allenerai con la prima squadra, almeno dovrebbe funzionare in questo modo, e non fai più parte del futuro dell'Inter. Perciò o vai via, perché ricordiamo, l'Inter non è che ci può rimettere soldi con João Mário, però lui da parte sua sta anche rifiutando le poche offerte che ha, nel senso che alcune offerte non sono state accettate dall'Inter perché non erano convenienti, altre invece che si stavano sviluppando bene le ha praticamente bloccate o semi bloccate João Mário stesso. Perciò è o accetti qualche proposta, ti rilanci, magari l'anno prossimo ti fai vendere un'altra volta a una squadra migliore se giochi bene, oppure non giocherai mai più, almeno nell'Inter non giocherai mai più, a costo di rimetterci noi soldi.
Cioè, o accetti i prestiti o quel che siano, o ti togli dal cazzo, o sei fuori rosa. Questa cosa mi, onestamente, mi fa piacere. Non mi ha mai fatto piacere in passato, ma con questo giocatore, onestamente, ho quel gusto. Cioè, il gusto avevo se fosse andato al Leicester, come si diceva, al Tottenham, se fosse andato adesso, se le due squadre di Siviglia, il Betis e il Siviglia, che lo vorrebbero, mi farebbe piacere che prima di venerdì si togliesse dal cazzo. Ma se non fosse, questo è l'ultimatum dell'Inter: o vai via, o accetti una proposta e ti rilanci, o non ti alleni più. Sei fuori squadra, ti alleni in un campo parte, ti alleni con due ragazzini della primavera o delle giovanili, sei fuori dalla rosa. Perciò, ripeto, non è una cosa che io apprezzo in passato, aprire questi polveroni, magari andare a rompere i coglioni nel clima della squadra, ma penso che nessuno della squadra Inter sia contento di allenarsi con uno che praticamente gli ha fatto il dito medio due mesi fa. Perciò non penso che creerà questi casini interni e altre cose, perché sia la tifoseria che la società che i giocatori dell'Inter ad oggi sono tutti contro João Mario. Ad esempio, io vorrei fuori anche Candreva, perché per me occupa solo spazio, potrebbe un attimino intasare una zona del campo con troppa gente, però Candreva non vuole andare via. Perciò io, da cuore mio, non è che mi sta sul cazzo Candreva, lo vorrei fuori perché per me non è da Inter, però la differenza tra lui e João Mario è abissale. Come sempre, iscrivetevi al canale, commentate quello che pensate, magari no, quello che pensate di João Mario no, perché non voglio insulti nei miei commenti, però commentate la vicenda, iscrivetevi, spolliciate, alla prossima, ciao!